Maurizio Braucci, il premio Acmea celebrativo dei 40 anni. E forse il direttore vuole aggiungere qualcosa, Giovanni. Quando ho cercato Maurizio Braucci per coinvolgerlo nell'apertura del Festival On Air, gli ho fatto i complimenti per l'Orso d'Argento a Berlino. Lui mi ha risposto: è stato un caso. Io non credo affatto nel caso, credo sempre che ci sia qualcosa che è scritto invece in un percorso predestinato. E Maurizio Braucci ha due grandi passioni nella scrittura per l'immagine e per il cinema. La prima passione è legata alla sua terra, che è una terra che ci sta di fronte. È quasi come se avessimo uno specchio. Sorrento da un lato, io oggi vedevo Napoli che era così forte, così nitida. Era una presenza, un'ombra a distanza da Sorrento, che però sembra lontanissima per chi è vissuto invece in un territorio che ha tante fortune rispetto al crescere nel centro storico di Napoli, il Monte Santo. Con Maurizio sicuramente è cresciuto in quel territorio, lo conosce bene e lo ha raccontato. L'altra grande attenzione, prima di leggere la motivazione, è per i ragazzi, per i bambini, per gli adolescenti, che sono oggetto e protagonista delle tue storie spesso, a cominciare dal primo romanzo che è Mare Guasto, e che parte proprio dalla storia di due adolescenti, un po' come la paranza dei bambini. Anche sulla paranza spero e penso che potremo ragionare, perché poi paranza è un termine che torna per chi abita il mare, per chi abita vicino al mare, oppure per chi vive, come dire, condizioni marginali di disagio. Allora, poi parleremo con lui. La motivazione per assegnare il premio Sorrento per l'ambiente è questa. A Maurizio Braucci, sensibile descrittore della realtà napoletana, i suoi libri, le sue sceneggiature, i suoi reportage hanno tratteggiato il quadro in una società spesso sconcertante, sulla quale lo scrittore si innesta concretamente, sollecitando però un processo di consapevolezza civile e responsabilità sociale. La narrazione di un ambiente e di una città complesse, dove l'infanzia e l'adolescenza però sono sempre al centro, trova riscontro in un'attività costante di espressione, creatività e formazione, dove appunto il cinema, il teatro diventano occasioni di riscatto e di crescita collettiva. Auguri.